Ciao. 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 Bella lì, bella. Bentrovati carissimi, questo è Electric Brr. Ma meglio ancora, qui i nostri ospiti che ritornano a darsi battaglia. La coppia più bella del web. Grazie. Eren Blaze e Lulla Bina. Ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti Pewers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo qualcosa di speciale, magico, una vera sfida che metterà alla prova la capacità visiva, cerebrale, di Eren e Karen. Karen che ha distrutto Eren nell'ultima puntata, oggi potrà mantenere la vittoria. Più che altro siamo uno pari rispetto ai video precedenti, esatto, ma io direi... Distrutto con calma. Distrutto con calma. Ma io so già che perdo oggi. Dice che già perde, perché oggi facciamo anch'io questa so cosa? Anch'io so già che perdo. Innanzitutto, io lancerei la sigla. Sigla! Bentrovati, vi è piaciuta la sigla? Bene. Non l'ho sentita. Oggi disegneremo Pokémon che fanno cosplay di un determinato anime. Per togliere quindi un cuore intero, i nostri concorrenti dovranno indovinare sia il Pokémon che l'anime di riferimento. Se uno dei due sa soltanto il Pokémon o l'anime di riferimento, sarà solo mezzo cuore. Quindi più o meno le regole non cambiano rispetto all'altra volta. Esatto. Yeah. Quindi io qui ho un Pokémon Generator, ok? Ok. Mm-hmm. E mi genererò un Pokémon della regione di Kanto per iniziare, ok? Quindi siamo prima generazione, okay. Tanto per iniziare a individuare. Pronti? Genero. Ok, ci sono. Scelgo un anime. Questo vi piacerà. Vi piacerà. Spero che sia di vostro gradimento, perché io inizio tra 3, 2, 1. Via. Innanzitutto qui faccio un ovale. Ok. Ok. Non sono proprio così queste orecchie, ma non c'è tanto tempo, quindi le diamo per buone. Ok, il Pokémon ce l'ho, credo. Io ho il Pokémon, cosa faccio? Devo dirlo? No, anch'io ce l'ho il Pokémon. Devi dire io o aspettare il costume. Il Pokémon ce l'ho. Però sì, è un po' palese qual me è lo il rubi. Pokémon. Tu me lo rubi. Ma a sto punto, visto che so che lo sai, io lo so. Come io, lo sai tutto? Io so l'anime e il Pokémon. Oh mio Dio. Ma io sapevo già il Pokémon, non ho potuto dire. Tipo sta fumando una sigaretta come quella di Jigen di Lupin, tipo. Sì, è proprio lui. Wow. Ma io lo sapevo il Pokémon, non me l'hai fatto dire. No, ma sei tu che hai deciso di non dirlo. Ma dici. Io ho detto io, non mi ha cagato nessuno. Ma no, quando? Scusa. Ho detto io. Hai detto, ma io lo so il Pokémon. Iniziamo proprio male. Questo punto ce lo prende Karen, che dà un cazzotto pieno, violentissimo. Che soffre, i suoi intestini si contorcono dentro per il dolore. Iniziamo malissimo. Stiamo per iniziare il prossimo. E cercherò di iniziare prima con gli elementi dell'anime, ok? Ok. Ok. 3, 2, 1, via. Turu, turu, tu, turu, tu, tu. Cos'è un indizio la canzoncina? Io mi sto distraendo. Anch'io. Io già okay, vuoi dirlo? Lo so, questo è il cappellino di Chopper di One Piece. No, però così sì. Non va bene, dai. La dici o non la dici? L'ho detto, è il cappellino di Chopper di One Piece. Quindi ti giochi il mezzo cuore. Però aspettate un momento, ma... Konnichiwa, kawaii, konnichiwa. Ogni volta che uno vorrà dare una risposta, deve darla sia del Pokémon che dell'anime. Deve dare una sola risposta, come le volte precedenti. Se sbaglia uno dei due, toglierà solo mezzo cuore. Se ci acchiappa con tutte e due, un cuore intero. Ma a prescindere, se non ci acchiappa con nessuna, si è giocato la sua risposta. Comunque sia, dopo la sua risposta, che ci abbia preso meno, si passa al successivo indovinello, a meno che non sia stato un completo flop. Ok. Perfetto. Ok, siamo per iniziare con la prima. Il primo disegno. Pronti? Sì. Vai. 3, 2, 1, via. Ok, uno ce l'ho. Questo è più difficile. Cos'è? Ok, non è il top, ma ci proviamo. Non capisco l'anime. Mi stai confondendo un sacco. Sì? È un macello. No, io l'ho capito, ma non sto capendo l'anime. Ok, ce l'ho. Ce l'ho. Lo vuoi dire? Io? Lo vuoi dire? Allora, secondo me è Ichigo Kurosaki di Bleach mischiato a War Turtle. Ne hai preso solo uno. Cioè? War Turtle hai preso? È Zoro di One Piece. Devo aspettare la terza spada. E dove la mettevi la terza spada? Magari nell'astuccio. Se la bocca è chiusa. Se la bocca è chiusa. Però comunque avrei fatto la sua fascia classica, quella così, capito? Sì. Che io One Piece manco lo guardo, quindi ok. Non era semplice, eh? Non era semplice, ma con estrema o delicata violenza in questo caso toglie soltanto mezzo cuore a Karen.
Un buffetto. Un buffetto, uno schiaffino. Un dolce schiaffo. Delicato. Un amorevole schiaffo. Ma quindi io il mio punto intero di prima l'ho perso completamente. Ha ricominciato il video. Che fastidio. Siamo ancora prima generazione di Pokémon, signori. Ok. Ok. Ci siete? Sto per iniziare. Tra 3, 2, 1, via. Vorrei non disegnare proprio cose così scontate. Qui c'è un bel occhietto. Capisci con l'occhietto? Okay. Sì, beh, fin lì ok. L'occhio è abbastanza... è quello proprio. L'occhio è quello. C'è proprio il suo occhio. Mamma mia, c'ha dei problemi alle mani? Ma è una sorta di dito medio quello che cerchi di fare. Ok, io ce l'ho. E vabbè, grazie anch'io. Perché io ce l'ho non tutto. Ce l'ho tutto. Vai, spara. Ce l'ho io... tutto. Vai, Eren, sparamelo. Questo è Majin Tu, l'unione di Majin Buu e Mewtwo. Yes, yes, bebè. Infatti qui c'è andato. Che fa il dito medio? Non è proprio un dito medio, semplicemente che è nato strano. Fate uno screen se vi piace questo disegno, perché lo so per cancellare ora. Quindi Eren toglie un cuore intero, con violenza, rancore, con un pizzico di amore a Karen. E soffre. Sei contenta, Karen, di soffrire? No. Questa volta gira bene. Ok, genero un altro Pokémon. Andiamo alla seconda generazione, va? Non è questo, vi piacerà, secondo me. Cioè, se lo faccio bene, ovviamente, viene carino. Se lo faccio male, non vi piacerà. Ma ho tutta l'intenzione di farlo carino. Sembra il robottino di Android, per ora. Ok, felice sono. Ok, va bene, Pokémon ce l'abbiamo. Quanto mi piace questo gioco! Io ce l'ho anche. Vai. Vai, sparalo. L'anime penso sia. Cioè, penso sia Naruto con Heracross. Ti dirò di più: è la veste della Kitsuki. Vabbè, chi se ne frega, tanto ho indovinato io. Come ti hai fatto capire che poteva essere un mantello qualunque? No. Zio, sono stato galantuomo qui ad aspettare. Attenzione. No, sono stata più veloce anche io. È un Heracross Itachi questo. Ti dirò di più. Però guarda, io l'ho detto per prima. Tu, io guarda la nuvoletta, guarda. Bravi tutti e due, ma Eren, non è con la galanteria che si vince. Vabbè, io incasso senza muovere un muscolo. Quindi incassa pienamente. Se potessi e avessi voglia di rifare l'animazione, te lo farei dare un po' sui testicoli questa volta. Per essere stato troppo gentile, troppo buono. Questa volta. Beh, in realtà avevo detto io, però. E va bene, ci si perde un cuore con intero. Io, tu dici io ce l'ho. Ma io ce l'ho significa ce l'ho, ma ancora non ti sto rispondendo. Ma io invece ho detto io perché voglio rispondere, quindi ti attacchi. Ce l'ho, ma non ce l'ho. Cioè, capito. Ce l'ho, ma non hai ce l'ho. Hai capito? Ce l'ho. Ce l'hai o non ce l'hai? Se ce l'hai, lo dici. Ok, signori. Andiamo alla regione di Hoenn per quanto riguarda i Pokémon. Quindi Smeraldo, Rubino e Zaffiro. Ci sei, Karen? Okay. Fino a lì hai inquadrato? Mi piace che mi è uscito e mi piace anche l'anime che ho scelto. Attenzione, questo anime è una mia condanna. Siete pronti? Fra 3, 2, 1, via. Qui c'è un indizio però. Sì. Sì, lo avete entrambi. Che non ho colto. È una cipolla. Come le cipolle sulla testa di Karen oggi. Possiamo ottenere un hashtag dedicato alle cipolle di Karen di oggi sotto nei commenti. Allora, chi vota Eren, che spero che vinca, Team Eren Blaze. Sotto, per chi vuole che Karen vinca, Team Cipolla. Dai! Eskeren e Skaren. Esatto, Eskeren o Skaren. Dai, il Pokémon ce l'abbiamo, bisogna andare oltre. Su, svelti. Eccomi. Sembra un po' imbronciato, poverino. Un po' sì. Anzi, sembra che ti grigna i denti. Io ce l'ho. Vai, Karen. C'ha una mutanda in testa. È Torchic con... cioè, mischiato a Tokyo Ghoul per la maschera. Attenzione! Wow, e lo prende. La tua maledizione. Senti, ma lo sapevi che si chiamano Kagune? Vagamente. Ok, ma qua ti ha aiutato l'indizio, eh. L'ho capito adesso la maledizione. Ma nel momento in cui ho visto la maschera, scusa. È che non mi hai fatto fare la cosa migliore, appunto, che non vedevo l'ora di fare, ovvero i famosi, così chiamati in Italia e come si usa nel vocabolario comune, tentacoli, che poi se hanno per caso un nome differente nel anime dedicato, sono cacchi vostri, non mi riguarda. E non penso che nessuno muoia se io non sappia che si chiamino. Si chiamano Kagune, ma proprio per questo lo cancello immediatamente. Karen, con un cazzotto violentissimo. Wow. Poi un altro cuore a Eren. Attenzione.
Allora, quanto siamo? Come punteggio? Non ne ho idea. Io ho tolto 2 cuori interi a lui. Io ho 1,5, mi sa. Sì, tu 1,5 a me. Ok, siete sicuri? Perché me ne sono completamente scordato. Oh no, malissimo, ok. Non c'è detto la generazione, eh? È voluta la cosa? Sì, meglio così. Meglio così. Ah, davvero? Sì, perché questo okay, qua... Ok, il Pokémon io ce l'ho. Sì, va bene. Sei sicura? E se io vi stessi, non lo so, depistando... Ma no, è palese quale sia. Ma se è dell'ultima generazione, di cui tu non conosci nessuno... Come fa a esserlo? Però effettivamente hai ragione, eh. Attenzione. I dettagli anime, i dettagli anime. Ecco che arrivano i dettagli anime. E... L'ho detto, oh mio zio. Ok, ce l'ho, ce io l'ho. No, cos'è? Ce l'ho. Vuoi spararlo? Sparalo. Questo è un Wigglypuff. Sì. È l'evoluzione di Jigglypuff. Lo sapevo che tu pensai Jigglypuff. È l'evoluzione. No, no. Versione Attack on Titan. Gigante colossale. What? Sì, ti hai preso. No, aspetta, hai sbagliato il nome. Sì. Come l'hai chiamato? Come l'hai chiamato? Con la P, Wigglypuff. Wigglytuff. Mica è con la T? Sì, è con la T. Ah, è cannato, mezzo cuore. È con la T. E lui sì. Che ha detto? Con la P, Wigglypuff. Beh, il Pokémon è quello, sai che l'ho pronunciato male. Allora come potevi dire? Cioè... Potevi dire Jigglypuff, però con l'iniziale sbagliata. Ma Jigglypuff è un altro Pokémon. Vabbè, ma hai sbagliato. Dai, tutti lo chiamano Puff, perché è paffutello. Wigglytuff. Vabbè, cioè, dovresti fare la politica, guarda. Scusami, se tu dici Wigglypuff, potrebbe essere Jigglypuff, solo che hai sbagliato l'iniziale. Invece tu intendevi l'altro, Wigglytuff. Però hai detto la P. Ho detto che è l'evoluzione. Ma adesso io come giudice mi trovo nella scomoda posizione di dover decidere. Vai, decidi bene, perché il popolo è sotto ed è furente. Non è preciso. Quindi io farò decidere a una simpatica moneta. Se esce il numeretto, quindi croce, Eren ha ragione. Viceversa, quindi l'opposto, vince. Cioè, solo un mezzo cuore. Pronti? Pap. Si vede dalla telecamera? Io non vedo. È uscito l'opposto, cioè testa. Solo un mezzo cuore. Wow! Meno male che io sono stato galantuomo prima. Cioè, guarda. Però io ne ricordo che ho sbagliato. Come viene pareggiata la cosa. Sì. Diciamo così. 3 cuori a testa, attenzione. La sfida si fa sempre più emozionante. I bambini sui spalti iniziano a piangere per l'ansia. E a commentare di questa incredibile sfida. E noi andiamo avanti con il prossimo. Non so cosa verrà fuori perché sono 2 personaggi completamente differenti, ma va bene. Ok, Pokémon, forse ce l'ho. Sì, okay. Ce l'avete, lo so che ce l'avete. Ma adesso si dovrà mischiare a tante altre cose. Cosa c'è in faccia? Allora, io ce l'ho. C'hai tutto? Credo. Sì. Non ci questo credo. È Alakazam versione Doraemon. Sì? Grande! Mamma mia! I baffetti alla Doraemon. Infatti stavo per fare il campanellino, poi avrei fatto il corpicino con la taschina. Sai perché? Perché il naso era fuori posto, quindi ho subito detto perché sta facendo il naso e poi dei baffi? Gatto? Eccolo. Ma sai che io l'ho riconosciuto più dagli occhi un po' impiccicati tra di loro, dai baffi no? Impiccicati! Nuova parola! Impiccicati! Quindi Eren toglie un cuore con estrema violenza a Karen, che non soffre perché ha una buona resistenza al dolore, ma un pochino lo accusa. Okay, inizio con l'ho. Il Pokémon. Sì, ce l'ho. No, però mi faccio delle idee. Il Pokémon dovreste già avercelo, secondo me. Sono un po' sì confusa e no. Io e non capisco il Pokémon. Ah, ok, ce l'ho. Ok, il ok, sì, va bene. Il Pokémon ce l'ho. Sì. Dai, su. Ora sì, ora sì. Oddio, come posso fare qui? Molto difficile. Oddio, cos'era quella roba? Non sto capendo niente. Questo vi metterà tanto in difficoltà, signori. Mamma mia, quanto godo. Come sono sadico. Sadico, bastardo. Aspetta. What? Mi sa che ci voglio provare, Peo. Ci provo. Ci vuoi provare? Vai, sparalo. Oddio, forse ho capito che cosa stai per dire. Cioè, è per caso un golem versione Beyblade? Sì. Però allora come fa a girare? Io ero lì, dico no dai, cioè povero Cristo, senso. Il momento in cui lo fa girare volevo fare così, muore. Capito? Cioè è qui. Quindi lo sparo con l'attrezzo, no? Ma, che sta qui. Ma lui passa la sua vita a vomitare. Io volevo dirlo, però ho detto no dai, non sarà così cattivo da crearlo sto coso. Playboy Blade.
E quindi Eren è incredibile, davvero bravo per questo. Per questo io ti voglio togliere anche due cuori a Karen, ma va contro le regole, quindi toglie solo un cuore a Karen con un cazzotto violentissimo e Karen rimane così con un solo cuore. Arrivo fino alla generazione di Kalos questa volta. Saluti, è stato un bel incontro. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Potevo anche non partecipare. Di la regione di Sinnoh, ok? Diamante e perla. Ciao. Sì, beh, ciao. Ciao, è stato bello. Cioè, sì, ci ho giocato, ma io non... Ok, però mi è uscito comunque sia un Pokémon della prima generazione, perché è incluso. Quindi siete tutti pronti? Incluso. Ah, nel Pokédex nazionale. Può darsi. Vi dico che già sto mischiando tutto. Okay, qui ho capito, c'è anime, c'è tutto, non è Pokémon solo, quindi non sparate. Ah, ma c'è tutto? C'è tutto già, già subito. Anime tutto. Ah, oddio. Quindi massima attenzione. Per ora non ce l'ho. Mi voglio tigri. Ok, va bene. È difficile qui, eh? Ah, è difficile, oddio. Ah, ci sono, io ce l'ho. Non può essere, Karen, dai. È uno Psyduck mischiato ad Amtaro. Wow, attenzione, va a recuperare la bambina sugli spalti santa. Ecco perché sembrava un criceto. Ecco perché. Questo sarà difficile, ma è un cartone, un anime che abbiamo visto sicuramente tutti noi quando tornavamo alle superiori, forse anche dalle medie. Pronti? Fiso. Tra 3, 2, 1, via. Forse, ma adesso vediamo se... Ci sono pochi dettagli per ora. Bisogna fargli una bella frangetta. Sì. Cosa? Mamma mia, sono troppo... Anche se mi hai confuso nel finale, fermati, 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 fermati. Io mi sto godendo quanto è brutto. È diventato... È diventato uno scorpio totale. È Infernape. E fino a qui sì. L'anime, dalla frangettina... Volevi dire... È Sailor Moon. Ancora l'avrebbe giocata quella carta di Sailor Moon. No, non è Sailor Moon. No. E che è? Prossimo. Rossana, ecco, esatto. Volevo dire anch'io Rossana. Rossana, però. Dai, pensaci un po' tu. Oddio, la prossima combinazione farà... Cioè, non voglio essere volgare, però vi farà avere l'apice del piacere grazie agli occhi. Il Pokémon purtroppo si rischia di capire abbastanza in fretta perché è molto semplice, ma è l'anime qui che, come dire, ha la meglio. Che capelli strani che ha. Ci manca qualcosa. Quanto tempo? Sembrano i capelli di Rick, di Rick e Morty. Attenzione, ho cancellato qualcosa. Oh mio Dio, ti ricorda qualcosa? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Sparamelo. È Azuril. Sì. Kenpachi Zaraki. Kenpachi Zaraki. Sì, sì, sì. Che bello. Non ho idea di chi. Però che cattiveria, Peo, lo sai che io non lo guardo. Cioè, come avrei potuto. Però se lei mi ascoltasse. Cosa no, l'ho detto fino a sei secondi. Se lei mi ascoltasse, io quante volte ti parlo di Bleach? E te non interessa. Ma se io non lo guardo. Le mie passioni, il mio manga preferito. Ed è così che si conclude questo episodio con la morte di Karen. Eren si prende la sua rivincita su Karen. Quindi nel grande schema universale dei combattimenti indovina cose, siamo 2-1. Vi dico che per vincere il premio definitivo bisogna arrivare a 100. Ah. Un bel applauso a Eren. Un buu. Che non studia, non guarda anime. Hashtag guardate Bleach. E proprio con questo suggerimento saggio noi chiudiamo qui questo episodio di Indovina Cose. Dal vostro carissimo Electric è tutto. Mostrate un bel po' d'amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su se vi siete divertiti, se vi è piaciuto. E un saluto ai miei ospiti che apprezzo sempre tantissimo. Ciao. Ciao.